Questo è dunque un po' il backstage, abbiamo voluto farvi entrare anche nel dietro le quinte di Inter Channel, siamo stati in regia, abbiamo sentito anche l'opinione, i pareri di chi era in tribuna ieri per assistere a questa prima amichevole stagionale 2012-2013 dell'Inter. Io mi ricollego subito però con il campo di allenamento di Pinzolo con Roberto e Nagaia, com'è lì la situazione? Allora Tommy, squadra che è scesa in campo, comincia il riscaldamento e appunto dalle calzature che indossano i nostri. Io ho imparato a riconoscere in questi giorni, cercando di decriptare tutti i movimenti, scarpe da tennis equivale a lavoro aerobico, senza palla, ci sono anche le scarpe da calcio, ve li sistemate. Sarà una seduta mista. Seduta mista, abbiamo non già, so possiamo definirla abbiamo già così, Tommy, chiacchierato con Marco Oliva, Livaia o Livaia, glielo chiederemo stasera, Livaia. Bravo, è interessante capire anche la pronuncia e nel frattempo abbiamo diamo il benvenuto, venga l'allenatore campione d'Italia, direi di insomma ricordare bene, certo, ciao Daniele. Ciao Nagai, ciao a tutte. Andiamoci a favore di camera perché così ci vedono. Tanto ieri i tuoi nuovi ragazzi ieri hanno già iniziato a farsi notare. Come sono andati, non ho potuto vederli. Quindi... Tanto abbiamo la registrazione interciale pronta per te, non ci sono problemi. No, Guglielmotti l'ho visto bene, se mi posso permettere, l'ho visto bene. Ovviamente era la prima volta. Qualche richiesta, Daniele, che il ragazzo qui ha seguito. Mi faccio mandare dopo il DVD. Va bene, così lo riguardi, ti fai una tua idea. È chiaro che sono molto contento che siano stati chiamati per così anche per soltanto per farsi vedere, per loro chiaramente è sempre una cosa importante, ecco, riuscire a giocare con col gruppo della prima squadra. Poi vediamo, appena li chiamano. Che annata ci aspetta per quanto riguarda la primavera tra Next Gen? E tu quanta voglia hai anche di confrontarti a livello europeo, insomma, da campione in carica, ma sappiamo benissimo che pressione. Adesso è appena arrivato. Abbiamo spiegato più volte che le competizioni europee sono invito, in quanto di anno in anno si cambiano tutte le squadre, quindi è normale che... È impegnativa la Next Generation, è impegnativo il campionato, sono più competizioni, ecco, perché poi infatti stavamo cercando di fare un programma proprio per inserire tutte le partite, non è facile perché ce ne sono tante e quindi ma sono tranquillo perché abbiamo una rosa che oltre a essere competitiva è anche numerosa, ecco, quindi erediti la rosa della Berretti dell'anno scorso, campione d'Italia anche loro, quindi insomma la rosa competitiva, magari qualcuno di questi ragazzi però verrà aggregato alla prima squadra, chi lo sa? Spero di sì, sicuramente. Cioè, poi se quelli più bravi sicuramente poi avranno un occhio di riguardo in prima squadra, ecco, quindi questo è normale. Vabbè, ripeto, è un buon gruppo, c'è qualcuno che è rimasto l'anno scorso, qualcuno che verrà su anche degli allievi, il gruppo forte sarà quello della Berretti dell'anno scorso, quindi direi che i presupposti per fare bene ci sono. E tu? E poi il problema sono io. No, tu che muscoli, il problema sono io. Onestamente molto, ma già l'ultima parte della stagione è stata così entusiasmante, al di là poi anche della vittoria finale che non guasta chiaramente vincere, però è stata sicuramente molto positivo. Sono sempre quello che, cioè, le squadre dell'Inter sono sempre caratterizzate dall'essere, oltre che gruppi positivi, sono il fatto di essere positivi anche proprio ragazzi in gara. Beh, quindi questo sicuramente ti aiuta a lavorare. Anche il gruppo tecnico, Naghi. L'ultima cosa, mister Bernazzani, quando si ricomincia la stagione? Tempi, c'è ancora qualche giorno di vacanza per te e per i ragazzi la prossima settimana cominciamo, anche perché quest'anno hanno anticipato anche l'inizio del campionato, quindi la prossima settimana cominciamo, qualcuno ha già cominciato qui, quindi... siamo alle vacanze, ormai sono finite. Staff confermatissimo, sì, ci sarà qualche cambiamento, nel senso che ci sarà un ingresso importante che è quello di Orlandoni come preparatore di portiere, certo. Quindi devo svezzare anche Paolo, quindi veramente un super allenatore, i ragazzini con il vecchio Orla, come si titolati, perché in Italia. Certo.
No, beh, Paolo è un ingresso importante, vabbè. Ha finalmente deciso di smettere, quindi... Dopo ora, anni di inviti da parte tua... No, sicuramente, vabbè, sicuramente ha tutte le caratteristiche per affermare un ragazzo in gamba, serio, quindi è veramente per la società... È anche un bel esempio per i ragazzi. Sì, è un grande esempio per tutti, quindi... Ti aiuterà a tenerli a bada anche se... Assolutamente, sì, che a livello di ragazzi bisogna essere aiutati da tutto lo staff, ma questa è una cosa a cui l'Inter ha sempre badato molto, cioè, quindi sia dai dirigenti sia da tutto il gruppo, oltre a essere diciamo allenatori e poi professionalmente bravi, devono anche essere persone che così sappiano anche un po' educare. I risultati lo testimoniano, adesso sì. Di là... Insomma, campioni d'Italia, Berretti, Primavera, giovanissimi nazionali, semifinale con gli allievi nazionali, abbiamo rischiato un play-in incredibile che certo. Credo che non avrebbe mai avuto uguali, a parte che nessuno aveva mai vinto tra campionati nazionali in settore giovanile. Ma vabbè, ma credo che sia così un po' anche qualche anno. Ma poi è la conferma che viene data non solo da Vittorio, ma anche dal numero dei ragazzi che poi arrivano a giocare, se non qualcuno già in prima squadra dell'Inter, poi anche tanti che vanno via. I nostri ragazzi sono richiesti sempre, dappertutto, quindi è sicuramente un segno che il settore giovanile lavora bene. Ecco, poi c'è sempre da migliorare. Grazie mille, grazie bocca al lupo. Grazie Daniele. Buon ciao. Allenamento, perché seguirà da vicino la preparazione della squadra. Dicevamo, parte atletica iniziale che stiamo osservando per quanto riguarda la squadra, e poi ci sarà una parte successiva dal punto di vista degli esercizi di possesso palla, immagino una partitella. Nagaia, io tornerei sì, con le immagini dimmi. A stamattina. No, non torniamo adesso, torniamo dopo le immagini stamattina. Sì. Io direi di stare ancora un sì, po'. Sì, vediamo più. Ragazzi, Tommaso, vediamo me mentre la squadra continua a scaldarsi, intanto continua a vedere questi esercizi, come giustamente dicevate voi, aerobici, e sono arrivati anche i bambini, come sempre, dei camp, una piacevolissima presenza. Io rivedrei anche l'intervista che ha realizzato Roberto Scarpini con Guarin. Sì, una delle tante esclusive. Torniamo stamattina a vedere l'intervista di Roberto Scarpini con Freddy Guarin. Hai ragione. Torniamo comunque a stamattina. Allora, stamattina no. Allora ascoltiamo le parole di Freddy Guarin, come sempre un'intervista, diciamo così, un po' lunga, con questa chiacchierata. Comunque, Roberto Scarpini con Guarin. Vediamo. Intervista di oggi con Freddy Guarin, un Guarin che ha voglia di essere protagonista di quest'Inter, lo si è visto già dai primi allenamenti, ma lo si è visto già da come sei entrato nell'Inter quando, guarito l'anno scorso, hai iniziato a giocare le gare ufficiali. Sì, ovviamente che la voglia è troppo altissima. Questa opportunità, l'ho detto, questa opportunità per me è unica come tutte le altre. Ma oggi sono a Inter, in questa grande squadra, e devo fare tutto per sempre dare un passo avanti e approfittare tantissimo i giocatori che sono a mio lato, e bueno, questa squadra che per me è troppo importante. Forza, grinta, carattere, tiro, va avanti? Tutte qualità di Freddy Guarin queste. Bueno, siempre, afortunadamente tengo características diferentes a un jugador de medio campo, que es el remate, el ida y vuelta. Esto me da la oportunidad de hacer las dos funciones, en ataque como en defensa. Y esto lo he dicho, en el fútbol es un quien ha esta característica, capacidad, certo. Es un afortunado en el calcio. Y, tengo la gran fortuna di essere un giocatore così e spero di approfittare tutto questo. E tu dove lavori personalmente di più? Più sulla fase difensiva o su quella offensiva? Dove pensi, perché tu sei un ragazzo giovane, quindi puoi migliorare ancora tantissimo, perché ogni allenamento si impara qualcosa, ogni partita è un passo di crescita in più. Tu pensi di poter fare ancora di più in quale delle due fasi? O dove ti piacerebbe poter fare qualcosa in più? Io devo fare più nello difensivo, perché è una delle principali funzioni di un giocatore che gioca a mezzo campo. Questo è il mio lavoro. Dopo, ovviamente, tengo la capacità di andare avanti, di accompagnare l'attacco,
ma mi posizione dove devo lavorare, dove devo apprendere e migliorare in lo difensivo. Dopo vedremo, ma devo migliorare molto, tantissimo. Da questo punto di vista. È molto diverso il calcio italiano da quello del Portogallo? Tiene tantissime diversità, però, bueno, è un calcio differente, giocatore differente, mentalità differente. Che, bueno, il calcio portoghese è un calcio importante. Io ero a Porto, che era una squadra dove devi andare a vincere in tutti gli campi, ma bueno, adesso sono a Inter, al calcio italiano, dove devo pensare come al Porto, dobbiamo vincere in tutto il campo. E bueno, è un football dove mi devo abituare rapidamente e apprendere, ovviamente, ma è un football molto, molto rapido, un football molto, molto tattico, di stare sempre concentrato. E tutto questo me voy aprendendolo poco a poco. Ma ti piace? Tantissimo. Sì. Perché io penso che sia poi anche molto affascinante per uno con le tue qualità poter andare a velocità doppia, tutto, di testa e di gambe. Sì, ovviamente, qua hai che approfittare tantissimo lo spazio, perché sono poco gli spazi che lasciano le squadre contrarie, ma devi pensare rapido e tomar la mejor decisión, lo que yo he visto en las partidas que he estado. Tu sei entrato in un gruppo che negli ultimi 8 anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere, tanti campionati, il campionato del mondo, la Champions League, le coppe nazionali, le supercoppe. Ma tu arrivi con una mentalità vincente, perché tu al Porto hai vinto tutto quello che potevi vincere col Porto, i campionati, le coppe, le supercoppe, un'Europa League. È un vantaggio per un giocatore con la testa vincente entrare in un gruppo abituato a vincere? Ovviamente che è un punto importante, che spero, aspetto io di approfittarlo al massimo. Fortunatamente tengo compagni che hanno vinto tutto, che mi parlano del campionato che hanno vinto. Per me è una esperienza linda anche, perché devo approfittare, devo sentire, di vedere. Io vedo i video dei miei compagni a levantare la coppa. Per me questo è motivazione, stimolo, ovvio. Spero anche arrivare qui e vincere.